Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. In questo video farò i taralli o tarallini, taralli pugliesi, però con una variante, metterò un po' di esubero della mia pasta madre, così mettendo il lievito si salta quella procedura di far bollire i taralli dentro l'acqua. Bene, andiamo a vedere come farli. A dopo! Eccomi qua amici, ho preparato tutti gli ingredienti. Questa è la farina, farina zero e semola, trovate le dosi nelle descrizioni. E questo è il mio esubero, un po' di, scusate l'inquadratura, un po' del mio esubero. Questo è il nostro vino, vino buono, è all'incirca mezzo bicchiere. E questo è l'olio. Qui ho messo sale e pepe e il finocchio. Qui mi manca il peperoncino in polvere, però se volete potete metterlo, potete mettere la paprika, tante altre cose, l'erba cipollina, eccetera. Adesso metto il vino direttamente nella ciotola della planetaria e sciolgo l'esubero. Sono all'incirca 100 grammi di esubero. L'esubero è la pasta madre che avevo rinfrescato e il pezzo che ho lasciato, praticamente poi non l'ho usato, mi è rimasto e quindi è diventato esubero perché ha passato le 4 ore di raddoppio. Metto la farina un pochino per volta e comincio a far girare la planetaria. Oh, qui non è che devi incordare come il pane, la sto usando soltanto per fare meglio l'impasto, per non usare le mani. Ma se volete potete tranquillamente impastare a mano. Ok, ci siamo quasi, finisco di mettere l'olio e alla fine, prima di togliere l'impasto, metterò sale e pepe e finocchio, semi di finocchio e qualsiasi altra cosa volete mettere. Ecco qua, tolto l'impasto e lo metto sul piano di lavoro, come vedete non serve nemmeno la farina perché c'è l'olio che lo rende non appiccicoso. Arrotolo e impasto ancora un pochino in questo modo. Ok. Oh, naturalmente l'impasto non è che deve lievitare, lo faccio appena rilassare un pochino, tipo 10 minuti, intanto che si scalda il forno. Mi preparo il forno a 200 gradi e dopodiché comincio ad allungare per fare i taralli. Qui ho visto sui metodi per farli, ho visto diversi video, comunque pressappoco è così, bisogna dividere il panetto e poi ecco, arrotolare così tipo come quando diamo la forma ai sfilatini, alle cireole, in questo modo, e allunghiamo. Allunghiamo poi come i gnocchi. Poi se volete fare i pezzettini precisi fate tipo gnocchetti un po' lunghi e poi dopo allungate mano a mano per i taralli in modo che la forma vi viene più regolare. Io adesso qui sto facendo così, vediamo come viene. Poi piano piano perfezionerò il metodo. Adesso faccio così a occhio, ecco, ne taglio uno, poi lo ritaglio a metà, perché devono venire un pochino sottili, tipo come un dito, diciamo.
Io li farò piccolini, ma volendo li potete fare anche più grandi, più lunghi, dare un'altra forma come volete. Però il classico tarallo, tarallino, è questo. Uso il pollice, così. Man mano che li faccio, li adagio direttamente sulla teglia del forno. Nel frattempo il forno è acceso. Ecco, questo per esempio si può fare anche così, adesso per farvi vedere la forma un pochino più lungo, no? Ci sono quei taralli, i taralli lunghi. Io continuo così, anche se ne verrà uno più piccolo, uno più grande. Continuo così. Poi ho visto anche dei video dove mettono i taralli sulla carta forno e invece della teglia si usa la griglia in modo che sotto la cottura è bella uniforme. Ma io provo così, poi vediamo come vengono. Continuo a dare la forma. Con questa dose ce ne vengono all'incirca 32-33. Se ne volete di più, raddoppiate la dose. Come vi ho detto sopra, io non li metterò nell'acqua bollente come di solito si fa con i taralli, non mettendo il lievito però, senza lievito vanno messi un attimo nell'acqua bollente, tolti e poi messi in forno. Può darsi anche che provo la prossima volta. Eccoli qua. Una volta pronti vado ad infornare a 200 gradi e dopo circa 10 minuti abbasso a 180, ci vorranno una ventina di minuti. Eccoli qua, vedete, io ho passato prima di tirarli fuori, l'ho tirati fuori, ho passato l'uovo sbattuto per farli venire un po' lucidi, ho sbattuto un uovo con l'acqua. Il profumo è buono, l'interno è anche bello, vedete, li ho assaggiati, sono buonissimi. Penso che ne farò degli altri. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!